Testroni, Maria De Filippi reagisce alle di Pio e Amedeo d'Amici. Pio e Amedeo ospiti di Amici 22, i due comici pugliesi non risparmiano nessuno dei presenti e nemmeno degli assenti. Nel corso del loro intervento avvenuto sul finale della prima puntata del talent condotto da Maria De Filippi, Pio e Amedeo hanno impostato il loro intervento su uno sfottò generale di tutti gli ospiti in studio. Dai nuovi giudici, Malgioglio è ancora convinto di essere a tale e quale, prima ha incontrato Arisa nei camerini e le ha detto «ma tu sei proprio uguale». Giuseppe e Gioffre Michele Bravi, che occuperanno le tre poltrone rosse in questa edizione del talent di Maria De Filippi. Ma essendo intervenuti anche nelle scorse edizioni, Pio e Amedeo non hanno risparmiato nemmeno i giurati della scorsa stagione. In particolare Stash, sta in cassa integrazione dopo che non lo hai richiamato Maria. Lo abbiamo visto qua fuori fare il parcheggiatore abusivo. De Filippi stessa non è riuscita a trattenere le risate e ha commentato che stroni. Vittima delle prese in giro di Pio e Amedeo anche Rudy Zerbi, abbiamo saputo che si è separato anche dalla sua 35esima moglie. Ma abbiamo capito che il suo vero obiettivo, da attaccato alla poltrona qual è? È di finire a fare anche il trono over a uomini e donne. Zerbi, a sua volta. Dagli spalti annuiva confermando i loro presentimenti. Intanto Pio e Amedeo sono pronti al ritorno con il loro felicissima sera all'inclusive. Nuova denominazione dello show di prima serata che partirà dal 24 marzo su Canale 5. Tornando a seguito dell'enorme successo riscosso due anni fa, Felicissima Sera andrà in onda per tre venerdì consecutivi e nel corso della prima puntata avrà come ospiti Silvia Toffanin, ma anche Zucchero, Elisa e tanti altri. Giantul și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.